bambini, oggi abbiamo questa bellissima casetta di Bink con il gattino. Bink si nasconde dietro l'albero e i suoi amici dentro casa che lo aspettano. Vediamo com'è. C'è il citofono per suonare. Infatti tra poco arrivano i super pigiamini che devono fargli una visita a Bink. C'è una finestra che si vede chi c'è dentro la casa. La casina è tutta rossa. C'è un gatto nero. E dietro? Dietro ci sono tutti i tubi della casa e l'erba. Vediamo un po'. Ecco, sta arrivando la gufetta. Oh, ciao bambini. Ciao gufetta. Io volevo fare i saluti a Bink. Andiamo insieme? Però devo aspettare Geco, che gatto oggi sta male e non viene, solo Geco. Oh, eccomi. Ciao gufetta. Ciao Geco. Ciao bambini. Ciao Geco. Andiamo da Bink. Prima suoniamo nella porta. Se non c'è, bussiamo nelle finestre. Andiamo. Bink, siamo gufetta e Geco, sei a casa? Non risponde nessuno. Bink. No, suoniamo nel citofono. Aia, mi ha dato in faccia la porta. Ma chi è? Ah, è l'orsacchiotto, è l'amico di Bink. Here I am, Bink. Non c'è Bink, uffa. Suoniamo un'altra volta. Oh, aspetta, suono io stavolta perché a me mi spinge alla porta da qui, non ci arrivo. Yeah! Ciao! Hai visto dov'è Bink? Non sta rispondendo. Secondo me è perché si sta nascondendo, lo dobbiamo trovare. Coming, Bink. Chiudiamo. Che bella musica! Na 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 na. Ora cosa facciamo? Bussiamo là dove c'è il gatto, vediamo un po', casomai si nasconde dentro la finestra. O tiriamo la coda al gatto? Così sentono tutti e Bink per forza uscirà a vedere cosa succede al gatto. No, Geco, non fare il cattivo, dai! Bussiamo allora. Non apre nessuno, bussa ancora? Non sente nessuno. Allora facciamo così. Io tiro la coda al gatto e poi ci nascondiamo così. Va bene, allora a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Bambini, non ci vede, vero? Ah, ma è il panda! È l'amico di Bink, vuol dire che Bink qui non c'è. Aspetta, chiediamolo un'altra volta. Dove vai? Dove vai? Raccontaci un po' che noi stiamo cercando Bink. Volevamo fare una gara in macchinine con lui. Non ci risponde, uffa. Va bene, andiamo a bussare nell'ultima finestra lassù. Ma come ci arrampichiamo lassù? Non lo so, hai qualche idea? Cosa dici se saliamo su quell'albero che è vicino? Oh, bella idea. Aspetta, fammi avvicinare l'albero. Geco, ma è pesante. Vedrai che ci riuscirò. Ok, ora dobbiamo salire sull'albero. Vieni, gufetta. Non sarà facile salire su quest'albero, lo sai? Infatti sì, mi sembra un problema serio. Però vai, tu salta, io ti tiro su. Vai, 1, 2, 3. Ok, ci sono. Oh no, sono caduta. Dove sei, gufetta? Sono qui, c'era un buco dentro l'albero. Ti tiro subito fuori. Vai, Geco, aiutami. Sono su. Ora aspetto qui. Ti aspetto. Ah, no, sono scivolata di nuovo fuori dall'albero. Va bene, stavolta salgo da sola. Ok, siamo su. Possiamo salire sulla casa di Bink. Geco, mi sono incastrata. Aspetta che ti aiuto. Ora dobbiamo arrivare fino a quella finestra laggiù, hai capito? Sì, ho capito, ma come faremo? Aspetta, vai, saliamo sul tetto. Ora, bussa. Bink, siamo Geco e Gufetta, siamo venuti a giocare con te. Bink, non apre. Come mai non apre? Secondo me si è nascosto e sta aspettando che lo troviamo. E infatti ora vediamo se è dentro la finestra. Bink. Ma non è Bink.
ma è il piccolo elefante. Ciao, hai visto dov'è il Bingo? Stiamo cercando. Non lo so dov'è Bingo. Uffa, si vede che si è nascosto. Dobbiamo vedere dietro la casa, cosa dice. Sì, ciao piccolo elefante. Scendiamo. Saliamo sull'albero di nuovo. Ora io scendo e poi ti prendo al volo. Va bene, Jacob. Sei pronto? Sì, vieni. 1, 2, 3. Hop! Oh no, scusami, Guffetto, non ho fatto in tempo a prenderti. Ahia, mi sono fatta male. Devi stare più attento, Jacob. Ho detto che salto. Scusami, dai, andiamo dietro la casa a vedere dove sta Bingo. Vediamo dove potrebbe esserci. Qua dietro non c'è. Secondo te si è nascosto? Sì, dobbiamo vedere dietro l'albero o sull'albero. Andiamo di là. Bing! Bing! Tra i folli non c'è. Non c'è neanche qui. Chi è? È un gufo! Scappiamo, non mi piacciono i gufi. Così ci tocca ad aspettarlo sulla panchina, vero? Eh sì, purtroppo dobbiamo aspettarlo sulla panchina. Tanto prima o poi tornerà a casa, anche se sta nascondendo. Sì, anche se si sta nascondendo. Andiamo. Siediti, io sto in piedi. Va bene. Bing! Ciao! Ti stavamo cercando! Sì, ti abbiamo trovato! Ciao, Bing! Eh sì, mi hai fatto tanta, tanta paura, mi hai spaventata. Anch'io mi sono spaventato, ma io non l'avevo visto che era dietro la panchina. Neanch'io, bambini, e voi l'avete visto? Immagino di sì, ma non ci avete detto niente, noi eravamo qui a cercarlo, uffa! Dai, che i bambini volevano che lo trovavamo da soli. È vero! Bing, cosa facciamo? Ciao! Vuoi giocare? Giochiamo! Andiamo! E dov'è? Si è nascosto di nuovo! Uffa! Bing! Ora non lo vediamo più! Bambini, dov'è andato? Boh, è qua dentro? Vediamo. Sì, è dentro l'albero. Bing! Bing! Eccomi, eccomi. Pensavo che non mi trovavate più. Mi avete trovato invece. Sì, ma sei bravissimo a nasconderti, vero bambini? Complimenti. Niente, volevo giocare con voi. Guffetto, ti sei offesa? Sì, un po', perché lei si nasconde e noi ci siamo più nascosti. Ma possiamo giocare a nascondino la prossima volta. È vero, ragazzi. Ora io vado dall'elefantino e dalla panda, che loro mi aspettano per pranzare. Anche noi allora andiamo. Ciao Bing. Ciao bambini. Guardate i prossimi episodi e anche quelli precedenti. Mettete mi piace. Ciao bambini.